Allora, la Sigeco ad oggi non gioca perché doveva esserci la trasferta di Udine, ma Udine ha dei nazionali per cui è stata spostata. Ieri un'amichevole in quel di Cremona, che cosa cercava da questa amichevole e che cosa ha trovato? Ma come tutte le amichevoli si cerca di fare un buon allenamento, B, vedere le cose su cui si è lavorato in settimana e C, confrontarsi in questo caso con giocatori di una categoria superiore e quindi con maggior fisicità e maggior forza fisica, com'è la differenza tra il campionato di A2 e di A1 dovuto al fatto che in Serie A ci sono sei stranieri e quindi siamo riusciti a vedere buone cose, soprattutto in attacco e soprattutto come atteggiamento. Ci avevamo lavorato tanto in settimana, purtroppo non siamo stati al completo, abbiamo recuperato Formenti, ma abbiamo perso per strada Reati e Diouf, però insomma l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto. Ecco, coach, quest'anno dal punto di vista degli infortuni non siete proprio fortunati perché praticamente non è mai successo di avere il roster al completo. E considerando questo, nelle 8 partite, 3 vinte, 5 perse, ecco, vi manca solo quella partita in casa con Bergamo in cui avete sbagliato. Per il resto direi che siete in linea con quelle che erano le attese. Sì, dal punto di vista degli infortuni non abbiamo più fatto un allenamento al completo dalla quarta settimana di preparazione, più stati al completo. Pensavamo di esserlo la scorsa settimana, invece ci sono fermati due giocatori. Costa praticamente non ha mai giocato, Reati ha giocato 3 settimane con una caviglia in disordine che si è infiammata e poi con l'Under 20 si è infortunato Diouf. È rientrato Formenti dall'operazione al naso, però insomma. Questo è vero, non ci ha mai permesso di lavorare al completo e quindi di crescere. Abbiamo sempre fatto un po' di necessità virtù. Sì, senza nulla togliere che obiettivamente ci sono anche gli avversari e quindi di conseguenza hanno meritato di vincere. Noi abbiamo fatto un gran passo falso in casa con Bergamo. Che ha meritato, ha giocato meglio di noi, sono quelli i due punti che, vista anche quanto è corta la classifica, ci permettevano una maggiore tranquillità. Però guardare al passato non serve a nulla, noi dobbiamo concentrarci sul futuro. I numeri del basket di solito significano molto e rappresentano molto. Per esempio, Guyton e Harledge segnano il 45,37% dei vostri punti. In primis vuol dire che avete azzeccato gli stranieri, che non sempre è facile, ma significa anche perché probabilmente gli italiani devono dare un po' di più per cercare di costruire una squadra ancora più forte. Non è facile leggere queste statistiche perché noi siamo una squadra che ha due stranieri che sono anche due stranieri di buon livello, ma due stranieri che hanno la mentalità da giocatori di squadra. Ci sono squadre molto più accentratrici da questo punto di vista. Fatto sta che noi però non abbiamo mai avuto il roster degli italiani a completo, quindi prima ha perso 4 partite Fontecchi, non ne ha perse parecchie anche Formenti. Reati non sta bene da 3 partite, quindi obiettivamente anche quello è da tenere presente. Sarà curioso vederlo quando finalmente, speriamo presto, riusciremo a lavorare oltre che giocare, perché lavorare è la cosa più importante per creare qualcosa, qualche settimana al completo. Comunque sì, è così, però ribadisco, in questo campionato, soprattutto per le squadre di media classifica come noi, visto che le squadre come Trieste, Treviso e la stessa Fortitudo hanno italiani di altissimo livello, succede che gli stranieri abbiano dal punto di vista realizzativo grandi incidenze. Lasciando gli aspetti tecnici al nostro Amorini, io penso che il grande successo di questa Assigeco stia sugli spalti, cioè il fatto di aver conquistato un buon numero di tifosi che sono sempre presenti a sostenervi al palazzetto. Lei cosa ne pensa? Ecco. Io penso che sia una cosa in divenire, che è una cosa che dipende dal nostro lavoro, perché è chiaro che soprattutto in Italia la mentalità è questa purtroppo, a differenza di altri paesi dove esiste la fidelizzazione, quindi sono rare le province in Italia in cui
si va a vedere una squadra anche indipendentemente dal risultato. Noi un po' per vari motivi, noi siamo nuovi nella piazza di Piacenza e quindi dobbiamo conquistarci gran parte del nostro pubblico. Quello che c'è è molto caloroso, è molto presente, è molto fidelizzato, così diciamo, ed è bello averlo al palazzo. Puntiamo ad averne di più, soprattutto nei più giovani, un seguito appassionato, ecco. Coach, in due parole, che cosa si aspetta dalla prossima partita dell'Arcigeco con Orsi Nuovi? Due punti, sono due parole. Due punti. Va bene, allora incrociamo le dita che sia così. Grazie, coach, in bocca al lupo. E alla prossima, grazie. Arrivederci alla prossima.